Roberto Floriano, contro la Pro Piacenza era necessario conquistare 3 punti, ci siete riusciti con sofferenza perché la squadra piacentina si è rivelato un ostico avversario. Sì, sapevamo che comunque quando bisogna vincere non è mai facile e sappiamo che le squadre da noi appunto si chiudono molto e niente, siamo riusciti a vincere, a fare questi 3 punti e abbiamo recuperato altri punti sull'Ascoli, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Nonostante 3 attaccanti importanti, quali siete voi, anche Finocchio che è entrato poi successivamente al posto tuo, ci è voluto un gol di un difensore per piegare l'avversario. Sì, dobbiamo cercare di trovare magari dei meccanismi e poi speriamo di riuscire a far gol anche noi attaccanti, insomma, a trovarci meglio e concludere di più. Dopo qualche partita vissuta dalla panchina, a parte la partita iniziale, dopo il tuo arrivo qui a Pisa, mister Braglia ti ha schierato da titolare, questo tridente composto da te, Darma e Arrighini, come sta andando, come sta crescendo? Speriamo che cresca bene, insomma, è stata la prima partita che abbiamo giocato tutti e tre insieme, adesso vedremo, insomma, il mister, quello che farà. I tifosi si aspettano molto da te, anche perché abbiamo visto molti gol tuoi veramente di pregevole fattura. Spero di poter accontentare i tifosi e di farli gioire, insomma, il mio obiettivo, sono venuto qua perché ci credo e voglio vincere col Pisa. Come sta andando questa esperienza a Pisa, a livello personale, di ambientazione, la città? No, il gruppo è veramente un bellissimo gruppo, i ragazzi sono stati molto disponibili, la città è una bella città, mi trovo molto bene, quindi speriamo di vincere, che è la cosa più importante. Tornando al campionato, l'Ascoli ha perso a Prato, questa vittoria ci permette di accorciare anche se il Teramo e la Reggiana hanno vinto, ma insomma noi abbiamo una partita in meno come la Reggiana del resto. Sì, noi dobbiamo comunque andare per la nostra strada e cercare di far più punti possibile, poi alla fine tireremo le conclusioni.